Ciao a tutti, oggi parliamo di triathlon, quindi parliamo di sport e in particolare cercherò di proporre un programma di allenamento, un percorso per arrivare a praticare la prima gara di triathlon, che sarà un triathlon sprint. Moltissimi articoli ci sono su internet riguardo appunto l'approccio, l'allenamento, i metodi di allenamento per arrivare a fare la prima gara di triathlon e di solito viene proprio proposto il triathlon sprint, giustamente a mio parere, perché esistono anche triathlon più corti, però effettivamente sono talmente corti che un ragazzo giovane o una ragazza giovane con un minimo di allenamento e che sappiano un po' nuotare potrebbero tranquillamente farlo senza allenamento. Invece un triathlon sprint comincia ad essere un qualcosa che bisogna preparare, a meno di non essere già di fatto triatleti, nel senso che magari si sa nuotare, si va a correre e ogni tanto si va in bicicletta e allora diventa molto facile, ma di solito uno pratica uno o al massimo due di questi sport e quindi bisogna metterne insieme tre e un minimo bisogna allenarsi per prepararlo. E che cos'è il triathlon sprint? È una gara che prevede 750 metri a nuoto, quindi 15 vasche da 50 metri o 30 vasche da 25 metri per avere un'idea di cosa stiamo parlando. Se andate a nuotare, contate le vasche, e poi abbiamo 20 km di bicicletta che possono essere in piano o in salita, dipende dove andate a fare la gara, e poi abbiamo 5 km di corsa. Bene, quindi questa è la gara, una gara che dura, i campioni ci mettono meno di un'ora, gli atleti forti, amatori, stanno tra l'ora e l'ora e 10 se la bicicletta è in piano. Voi dovete considerare di fare questa gara almeno in un'ora e mezza se non ci sono salite. In una gara con salite si può arrivare fino all'ora e tre quarti, 2 ore. O più, ovviamente, se siete molto lenti ci può volere anche più di 2 ore. Quindi stiamo parlando già di un impegno fisico di un certo tipo, Le singole frazioni sono abbastanza corte, ma messe insieme, insomma, è una gara già di media durata. Premetto che a me non piace tanto l'approccio dello sport con la motivazione che scaturisce dalla realizzazione della grande impresa, okay? Quindi uno inizia a correre, subito pensa alla maratona, uno inizia a fare triathlon, subito pensa all'Ironman. Non è questo il mio approccio allo sport. Tuttavia, ovviamente ci vogliono degli obiettivi e l'obiettivo di partecipare a una gara sprint di triathlon è sicuramente un obiettivo sfidante, ma non troppo, non è la grande impresa epica, tutti ci possono riuscire e quindi sicuramente è un'ottima cosa se serve a farci crescere a livello fisico, a livello di allenamento, a livello di capacità motorie e anche a livello mentale. Perché sicuramente è una sfida che richiede una certa organizzazione e quindi anche un certo impegno dal punto di vista mentale per riuscire ad arrivare in fondo. Su internet troverete tantissimi autori che propongono un approccio per arrivare a correre il primo sprint. Il mio approccio forse è un po' diverso, io inizio mettendo dei paletti, cioè dico se non sai fare questo, questo e quest'altro, non puoi partecipare. Come vedrete, i miei paletti sono un po' eccessivi rispetto a quello che servirebbe solamente per portare in fondo questo tipo di gara. Tuttavia, a mio parere, non ha molto senso preparare proprio il minimo indispensabile per arrivare in fondo. Secondo me, dalla via che ci si mette, è meglio ottenere molto di più da quello che ci può dare una sfida di questo tipo. Cioè, quindi non arrivare solo a finire la gara, magari che un po' cammino, no, cioè io devo finire la gara, che i 5 km di corsa li corro tutti, ok? Questo è secondo me il prerequisito minimo, no? L'obiettivo minimo che ci si deve dare. E per non rischiare di fallire in questo obiettivo, anche se tagliamo il traguardo, però ripeto, a mio parere correre 1 km, correre 4 km, camminare 1 km è già fallire l'esperienza. Quindi il mio approccio prevede di fissare i seguenti paletti. Il primo è riuscire a concludere quello che io chiamo fit test per quanto riguarda la corsa, quindi 10 km per gli uomini, 8 km per le donne in un'ora. Cioè dovete essere dei runner che riescono a concludere questa, tra virgolette, impresa. Questo
Quindi dovete riuscire a correre 10 km consecutivamente in massimo un'ora per gli uomini, 8 per le donne. Se riuscite a fare questo, verosimilmente scesi dalla bici, riuscirete tranquillamente a correre i 5 km del triathlon sprint. Voi mi direte, ma perché non fissi un paletto che devo correre solo 5? Ora considerate che quando scenderete dalla bici avrete già sul groppone una bella quantità di chilometri fatti in bicicletta e un certo numero di vasche a nuoto, ovvero sarete stanchi e quindi se avete nelle gambe solo 5 km questo non basta. Tra l'altro di solito atleti di media preparazione cosa fanno? Corrono i 5 km del triathlon sprint proprio al ritmo dei 10. Quindi vuol dire che insomma, possiamo dire che quando scendono dalla bici è come se avessero corso 5 km, dai. E quindi gli altri 5 li correranno al ritmo dei 10. Poi quelli più forti, quelli più bravi vanno più forte, ma mediamente ho visto che anche atleti abbastanza forti, ma comunque che rientrano nel campo degli atleti amatoriali, sono abbastanza lontani dai primi, corrono i 10 km, corrono i 5 km del triathlon sprint al ritmo del loro personale sui 10. Quindi una volta superato questo scoglio, il fit test nella corsa, vi rimando all'articolo, trovate qui, linkato qui in alto a destra, se volete sapere cos'è il fit test e come prepararlo. Veniamo al nuoto e al ciclismo. Ora, se siete già nuotatori abbastanza bravi, non avrete alcun problema a concludere 750 metri di nuoto. Se invece non sapete nuotare molto bene, avete imparato da piccoli, ma avete smesso da tanto tempo, propongo nell'articolo il piano d'allenamento, anche qua potete rifarvi al percorso da fare per arrivare al fit test nel nuoto, ma senza arrivare in fondo, non ce n'è assolutamente bisogno in questo caso. Diciamo che quando riuscirete a fare due ripetizioni da 500 metri con un minuto di pausa tra le due ripetizioni, sarete pronti per affrontare il vostro triathlon sprint. Quindi 500 metri, un minuto di riposo, 500 metri. Potete arrivare a questo livello con un allenamento, se sapete già nuotare in continuo senza dovervi fermare ogni due vasche, perché altrimenti affogate, farete abbastanza in fretta. Se invece la vostra tecnica è molto scarsa, io vi consiglio di prendere alcune lezioni parallelamente al vostro allenamento da soli. In questo modo migliorerete un po' la tecnica e oltre al fisico, oltre alla vostra condizione fisica, migliorerete anche la tecnica. Nel nuoto la tecnica è fondamentale. L'obiettivo sarà quello di trovarvi a vostro agio durante 750 metri a nuoto. Ultime due cose per il nuoto: imparate a contare le vasche perché nessuno le conterà per voi. Il giudice di gara vi dice solo ok, puoi uscire oppure no, devi farne delle altre. Quindi imparate a contare le vasche. Imparate a nuotare in vasca da 50 perché quasi tutte le gare che si svolgono all'aperto di solito in estate, in primavera e in autunno, sono quando non in acque libere, sono in vasca da 50 metri, raramente, molto raramente sono in vasca da 25. E imparate a issarvi dal bordo perché quando uscite dalla vasca non c'è la scaletta, quasi mai dovete impararvi a issarvi. A volte il bordo è un po' alto e soprattutto le donne che hanno meno forza nelle braccia potrebbero far molta fatica. E nessuno vi aiuterà, eh? Poi alla fine sì, qualcuno che vi aiuta c'è, ma non contateci, imparate a uscire da soli dal bordo vasca. Per quanto riguarda la bici, non la voglio far troppo lunga qua nel video, per chi è veramente interessato, consiglio leggetevi l'articolo, studiatevelo bene e poi mettetelo in pratica pian pianino. Comunque anche qua, per quanto riguarda il ciclismo, non si tratta semplicemente di ok, faccio 20 km in bici, è banale. Una persona un minimo in forma in tre uscite già li fa 20 km in bici. Tuttavia, insomma, cerchiamo di sfruttare questa esperienza per approfondire un po' di più il discorso bicicletta, no? Quindi quello che io consiglio è di riuscire a fare, prima di affrontare il nostro primo triathlon sprint, 35 km in bicicletta con un certo dislivello, quindi con qualche salita. Bicicletta. Imparare a usare la bicicletta da corsa o almeno comunque una bicicletta un po' performante, magari non deve avere il manubrio con le corna, può avere un manubrio da mountain bike. Comunque potete anche farla con la mountain bike volendo, anche se siete su strada, se proprio non avete velleità di tempo assolutamente.
Tuttavia, insomma, siamo in strada, cercate di procurarmi una bici da strada. Se non ha le corna, fa lo stesso, ma che abbia, insomma, ruote da strada e che sia un minimo performante in strada. E imparate a uscire almeno un'ora e mezza con questa bicicletta, anche se poi in gara sarà di 45 minuti. Vale lo stesso principio, sarete stanchi dal nuoto e dovete preservarvi per la corsa. Quindi, se voi avete nelle gambe solamente 20 km, quando scendete dalla bici siete stanchi. Quindi cercate di arrivare a riuscire a pedalare per 90 minuti. Ok? In questo modo l'esperienza, ripeto, di allenamento sarà molto più utile in generale, piuttosto di quella di dire ok, ho portato a casa il triathlon sprint, sono arrivato strisciando, sono bravo, bene. Cioè, il triathlon sprint è un'impresa abbastanza ridicola dal punto di vista sportivo in generale, cioè può essere molto sfidante per uno che non ha mai fatto niente in vita sua e che è completamente sedentario, ma in generale non è tutta questa impresa. Invece prepararla in un certo modo, come sto dicendo, comincia ad essere un qualcosa di più complicato, ma che vi darà molto di più dal punto di vista dell'allenamento fisico e, ripeto, mentale. Ultime due cose, gli allenamenti combinati. Potreste anche non farli, ma già che ci siete, fateli. 2 o 3 settimane prima dell'evento, un paio di settimane prima dell'evento, fare 2 o 3 allenamenti combinati può essere utile. Di cosa sto parlando? Allenamenti bicicletta corsa, cioè vi fate il vostro giretto in bici di 20 km e a seguire vi fate 5 km di corsa, esattamente come avverrà in gara. A questo punto sarete molto sicuri anche dal punto di vista mentale che riuscirete, perché lo avete già fatto. Ok, c'è il nuoto prima. Tuttavia, siete in gara, siete freschi, siete riposati, il nuoto prima, non dico che quasi non lo sentirete, ma insomma, poco ci manca. Ok? Quindi questi allenamenti combinati che devono essere proprio come se foste in gara, quindi 20 km di bicicletta, posate la bicicletta in garage, scarpette e partite. 5 km di corsa. Dovete allenarvi sui cambi, a mio parere, no. Quando arriverete al giorno della gara avrete gli amici che vi spiegheranno tutto quello che c'è da fare, vi potrete allenare lì mentalmente, anche provare, metti, togli il pettorale, posiziona il casco, eccetera, eccetera, allaccia, slaccia il casco, cioè, ci saranno dei tempi morti dove potrete un po' allenarvi, fatevi spiegare cosa dovete fare, non ci sono grossi problemi, io non starei tanto a allenarmi. Sui cambi fate le cose con calma, non vi corre dietro nessuno, se perdete 15 secondi in un cambio non succede niente, quindi non vi incasinate per fare le cose velocemente, altrimenti state lì dei minuti perché vi scordate le cose, eccetera. Quindi fate le cose che vanno fatte con calma, perché tanto non vi corre dietro nessuno, il tempo non è così importante. L'importante è arrivare in fondo tranquillamente. Un'altra cosa importante è la scelta della gara. Se avete problemi con il nuoto, scegliete una gara con il nuoto in piscina e non in acque libere. Molto meglio, molto più tranquillo, molto più sicuro. Di solito, ripeto, vengono fatte in vasca da 50, quindi magari se non siete proprio sicuri, fate un paio di allenamenti o anche di più in vasca da 50, così avrete esattamente la stessa situazione che avrete in gara. Se non siete ciclisti particolarmente forti, scegliete una gara con poco dislivello. Ora le gare completamente piatte sono veramente noiose. Poi ci sono gare con tanto dislivello, magari quelle evitatele. Ci sono gare con qualche saliscendi, con non tanto dislivello. Quella probabilmente è la gara in generale migliore per un principiante. Quindi gare con zero dislivello o con poco dislivello, a meno che non siate forti ciclisti, allora potete scegliere anche una gara con dislivello, così vi potrete divertire nella vostra frazione forte. Chiudo con l'alimentazione: una buona colazione, 2 o 3 ore prima della gara, se non avete fatto colazione 2 o 3 ore prima della gara, ma se la cosa si protrae nel tempo, perché per esempio ci sono tante batterie e magari avete fatto colazione alle 8 di mattina o alle 7 di mattina e la gara è all'1, allora 2 ore prima uno spuntino con della frutta, qualche biscotto, insomma, a base di carboidrati, cose facilmente digeribili, in modo tale da non arrivare con una fame bestia alla gara, ma neanche con lo stomaco pieno. Durante la gara non vi dovete alimentare, non prendetevi gel, squeeze, biscotti.
È una gara di 2 ore al massimo, non avete bisogno di alimentarvi se vi siete alimentati correttamente prima. Bere invece sì, è strategico bere, perché durante il nuoto non potete bere, durante la corsa si fa fatica a bere. Quindi riempitevi una bella borraccia da mezzo litro o ancora meglio 600 millilitri, ve la preparate nella bicicletta e vi dovete imporre di berla tutta durante la frazione in bici. Quindi appena salite in bicicletta subito bere, continuate a bere. Finite la borraccia, poi durante la corsa ci saranno i rifornimenti se volete bere ancora, però magari il male al fegato, il male di qua, il male di là, l'affanno, non riuscite a bere, l'avete fatto prima, siete correttamente idratati e riuscirete ad arrivare in fondo tranquillamente, senza problemi. Detto questo, buona fortuna e buon allenamento per chi vorrà cimentarsi in questa impresa.